Siamo nati nel 77 con la scommessa incredibile di voler creare posti di lavoro mentre tutti inseguivano modelli di urbanizzazione a tutti i costi. Noi abbiamo scommesso sul lusso di questo territorio, cioè sulla ricchezza che ha da dare in termini di quiete, di tranquillità, di purezza dell'aria, di bontà dell'acqua e dei pascoli. Sono arrivata qui da Firenze, come dopo 34 anni ancora si comprende, con la facoltà d'agraria di Firenze per studiare piante aromatiche e medicinali. In un metro quadrato di questi pascoli siamo arrivati a censire fino a 120 varietà aromatiche diverse, tutti i profumi, tutti i sapori che si trasmettono automaticamente dentro i prodotti che orgogliosamente riusciamo ad offrire ai nostri genitori adottivi. Naturalmente abbiamo cercato di costruire una rete fra i produttori delle aree montane proprio per creare sinergia e offrire quindi, oltre ai prodotti del nostro allevamento, anche altri prodotti tipici e tradizionali di questi territori montani, che sono, ecco, dallo zafferano a, appunto, le piante aromatiche, il grano di solina, che è un grano di montagna antichissimo che ancora oggi è molto indicato per alcune intolleranze alimentari, proprio perché come grani antichi sono molto poveri di glutine.